prima serata su Sport Italia. È arrivato il momento del campionato europeo dei pesi gallo tra Karim Kibir Lopez, eccolo lì in alto nella grafica, che affronta Simone Maludrottu. Il pugile sardo, hanno fatto registrare lo stesso peso, molto vicini al limite della categoria, limite dei 53,5 kg. Ha avuto più problemi a rientrarci l'avversario di non quanto Maludrottu. Intanto viene chiamato chiaramente proprio il pugile di casa, nato il 14 aprile del 76, è 1,68. Anche lui fa parte della scuderia di Enrique Soria, pugile imbattuto da professionista. Campione di Spagna, è al suo incontro più importante della carriera, anche se ha disputato un incontro per il titolo intercontinentale WBO dei Super Piuma, vincendo qui intanto ovviamente effetti speciali, tirando in ballo la storia italiana, quella dei romani, ma insomma evidentemente vuole fare lui la figura del gladiatore. Ma Maludrottu la sa lunga, io l'ho commentato nella sfida con Patrak e devo dire che sono rimasto favorevolmente impressionato. Chiaramente adesso non ha il pubblico dalla sua parte, è un'altra atmosfera. Contro il francese ha combattuto proprio in casa a Olbia, nella sua città. Adesso invece va a affrontare una sfida molto importante. C'è da dire che anche Maludrottu comunque non ha una grandissima esperienza, si sta affacciando ad alti livelli proprio adesso, dimostrando di valere queste occasioni peraltro. Insomma, il numero dei suoi incontri parla da solo. Però dalla Sardegna esce sempre qualche nome interessante, qualche talento da seguire, c'è una certa tradizione. Chiaramente il luogo si presta molto, insomma è una Plaza de Toros praticamente quella che ospita questo duello, e in mezzo c'è il ring, questo è lo scenario che offre l'impianto di Vista Alegre, un'arena notevole pavimentata, grandi sfide di basket si sono giocate in questo contesto. Cercano di incoraggiarlo, ha avuto modo di commentare anche Karim Kibir Lopez in passato, se non ricordo male proprio con Turkay Kaya al Polideportivo de Alcobendas di Madrid, quindi in un altro scenario. E adesso è finalmente pronto l'ingresso del pugile di casa sul ring, anche lui seguito da José Valenciano. Qui viene messo in mostra chiaramente il meglio del pugilato spagnolo, che non può contare su grandissimi nomi, però questo è il personaggio probabilmente numero uno al momento. Colonna sonora abbastanza comune. È diventato campione di Spagna dei Gallo battendo il 12 dicembre del 2002 al Real Madrid Sport Hall per il titolo che era vacante Gregorio Pérez, KO tecnico alla quinta ripresa. Subito dopo c'è stato il vacante intercontinentale WBO per il Super Piuma con William De Souza vincendo al Pabellón Raimundo Saporta, sempre a Madrid, questa volta con verdetto unanime. Una caratteristica che va sottolineata di questo pugile: ha il vizio del KO, ha vinto molto spesso prima del limite, il pubblico è dalla sua parte, è sicuramente un fattore che non va dimenticato. Vedremo come riuscirà ad impostare il suo match Simone Maludrottu, che ormai è atteso sul ring, il campione, mentre lo sfidante ufficiale. Non è una difesa volontaria quella di Maludrottu, ci tengo a specificarlo, non ha scelto lui l'avversario, se l'è trovato in eredità. Adesso per l'angolo blu,
il campione italiano e campione d'Europa Simone Maludrotu. Chiamato Simone Maludrotu, ovviamente il clima si sapeva che poteva essere questo. Eccolo qua, Simone Maludrotu. Depeche Mode, credo, anche se la musica per un attimo è sparita. Personal Jesus. Questa è una bella abitudine nel mondo del pugilato, di farsi accompagnare nell'ingresso da un motivo, in qualche modo, in cui uno ci si riconosce, soprattutto magari in quel momento. Comunque, Simone Boom Boom Maludrotu, nato il 4 giugno del 78, quindi rispetto al suo avversario è più giovane di 2 anni, seguito da Egidio Pellegrino. Alle sue spalle c'è la Promosport Sardegna, un record niente male di 17 vittorie, 8 KO, una percentuale inferiore rispetto a quella dell'avversario, e una sola sconfitta. Una sconfitta che però oltretutto è di poco peso, perché rimediata in uno dei primi match della carriera senza titoli in palio sulla distanza delle 6 riprese, sconfitto ai punti. Ha un gran carattere questo ragazzo, io lo voglio vedere in questa conferma. Non è semplice, soprattutto normalmente, insomma, si ha la possibilità di difendere la prima volta il titolo se non ci sono condizioni particolari davanti al proprio pubblico. Non è semplice il compito per lui. Siamo pronti per gli inni, credo, prima della presentazione ufficiale. L'inno francese dovuto all'arbitro Humbert Fourgoni, che ricordo aver fatto il giudice nel match di Sanavia in cui ha conquistato il titolo contro Bayer a Chemnitz, che abbiamo trasmesso in esclusiva su Sport Italia. Gli inni intanto. Non eseguiti proprio in maniera straordinaria gli inni, anche un po' tagliati, ma comunque l'importante è che l'ambiente sia carico, sia quello giusto. Simone Maludrotu è pronto alla sua sfida personale. Una capacità di ospitare davvero un numero di spettatori importanti. Intanto queste sono le caratteristiche, vedete, il dato più importante sono i KO, 20 per Kibir, 7 per Maludrotu. Peso lo stesso, 3 cm in più per lo spagnolo, che è anche più grande di 2 anni. Debutto ad un anno di distanza. Antonio Pudduel, manager di Simone Maludrotu, mentre, come già ricordato, Enrique Soria è il manager di Kibir. Siamo ormai pronti. Ricordo, si va sulla distanza delle 12 riprese, quella tradizionale.
Tieco, Duran. Tutti e due indossano pantaloncini scuri. C'è carica da parte di entrambi. Avrà tutto il pubblico per lui. Questo è un palazzetto in grado di ospitare 15.000 spettatori. 5-6.000 presenti probabilmente. Questi sono i giudici. Sono Christensen, Djagic e O'Connell. Il gruppo, diciamo lo staff di Maludrotu ha tenuto a sottolineare come ci sia davvero un grande fiducia nei giudici, nell'arbitro, nel supervisor. Ora sì. E poi lo stesso Puddu ha ricordato che lui stesso nel 71 tolse la corona dei leggeri allo spagnolo Miguel Vázquez, che prima riuscì a strappargli un pari che però non era vicino alla realtà nemmeno per sogno a Barcellona. Poi 4 mesi dopo però ci fu la vittoria a Cagliari, vittoria netta perché l'avversario andò al tappeto. In qualche modo è quello che si augurerebbe che accadesse anche in questa sfida con Kibir, magari riuscire a tenere il titolo per poi eventualmente concedere anche una rivincita allo spagnolo, però questa volta in Sardegna. Spavaldo al punto giusto, Simone Maludrotu, e questo è l'atteggiamento giusto. Arbitro dell'incontro Humbert Furgoni de Francia, jueces Freddy Christensen de Dinamarca, Rajko Djajic de Serbia y Larry O'Connell de Gran Bretagna. Presentati anche i giudici, questo è l'arbitro Furgoni. I giudici che sono il danese Christensen, il serbo Djajic e il britannico Larry O'Connell. Si può cominciare però. È la prima ripresa delle 12 previste del campionato europeo su Sport Italia da Madrid per assistere all'incontro in cui in palio c'è il titolo europeo dei Gallo tra Karim Kibir Lopez, lo spagnolo, contro il sardo Simone Maludrotu da Olbia. Il campione, lo ricordo, è Maludrotu e questo è un fattore molto importante e anche un peso per valutare poi le riprese, perché è l'avversario in questo caso di Maludrotu che deve dimostrare di fare qualcosa di più del suo avversario. Prova a venire avanti Maludrotu, toccato bene Maludrotu, per un attimo si è sbilanciato, aggredito. È uno che però sa ritrovare il controllo Maludrotu. Un inizio molto vivace da parte di Kibir, che lavora soprattutto al corpo con il sinistro, ma anche un buon destro. Buona la partenza dello sfidante. Non tutti i colpi che ha portato sono andati a segno. Il pubblico poi tende a enfatizzare un'azione che magari vede uno o due colpi a segno. Ci sono avversari in comune tra i due, in particolare ho citato il nome di Kaya, contro il quale Maludrotu ha vinto a Sassari e punti in 6 riprese, mentre il suo avversario ci ha vinto prima del limite. Ed è successo nell'ultimo incontro, proprio KO tecnico alla 5ª ripresa sulla distanza di 8 round. Però sappiamo bene come la proprietà transitiva nel più bello il sinistro di Maludrotu, anche se c'è stata una buona azione da parte dello spagnolo. Comunque ha reagito bene Maludrotu, adesso prova a venire avanti alla sua maniera, organizzando proprio l'assalto senza improvvisarlo. Tanto il richiamo per Kibir
fischiato l'arbitro, ma direi che assolutamente giusta decisione da parte di Furgoni. Un buon destro anche di Maludrottu. Sinistro al corpo ancora dello spagnolo, alle corde Maludrottu, reagisce ma la ripresa è per Kibir. Andiamo in pausa. Madrid dal Palacio de Vistalegre per l'Europeo dei Pesi Gallo, quando scatta la seconda ripresa tra il campione Maludrottu, ha piazzato subito un buon 1-2 Karim Kibir, il pugile di casa che viene ancora avanti. Adesso mi aspetto una ripresa in cui ci deve essere la reazione di Maludrottu. Maludrottu, il pugile sardo di spalle. Qui si è coperto molto bene, i colpi non sono arrivati, il pubblico sottolinea colpi che non ci sono stati. Lavora al fianco con il sinistro il pugile di Madrid. Deve entrare anche nel clima del match, non è facile ovviamente, ha tutto il pubblico contro. Deve entrare e uscire. Ecco quello che deve fare, poi provare anche magari l'1-2, lavorare con il jab e guadagnare anche un po' di terreno. Questi colpi non arrivano, forse l'ultimo ma solo parzialmente. Bello destro di Maludrottu, insiste a lavorare al fianco, per un attimo ha cambiato guardia adesso Maludrottu. Prova lui questa volta il sinistro, poi il destro, ancora con il destro, il gancio sinistro poi di Maludrottu, di nuovo con il destro, l'angolo dello spagnolo lo invita a reagire perché sta guadagnando consensi. Qui l'1-2 di Kibir, consensi quelli dei giudici ovviamente. Jab di Maludrottu. Provato il montante sinistro Maludrottu. Viene avanti con colpi diretti Kibir. Lavora al corpo. Un avversario diverso da quello di affrontato nel primo incontro con il palio titolo europeo con Patrak. Patrak veniva avanti anche in modo, secondo me, un po' sconsiderato. Maludrottu comunque ha impostato il giusto match in quell'occasione, incontro del 18 settembre, quindi ha avuto poco tempo per preparare questo incontro, anche se in realtà ha lavorato tanto per preparare il primo assalto al titolo europeo. Ancora lavora molto bene sotto, questa potrebbe essere più equilibrata come ripresa se non favorevole a Maludrottu, che ha piazzato secondo me buoni colpi. Comunque si preannunciava difficile l'impegno, Kibir è partito carico, buono il primo round, adesso però sta facendo bene anche Maludrottu. Dopo le operazioni di peso, Maludrottu ha fatto delle dichiarazioni precise dicendo come avesse promesso di riportare in Sardegna la cintura di campione.
convinta come lui anche la sua compagna Valeria, che lo ha seguito chiaramente in questa trasferta difficile, prestigiosa e impegnativa. Oltretutto intanto inizia la terza ripresa del campionato europeo dei pesi gallo. Il campione Malu Drottu di spalle affronta il beniamino di casa Karim Kibir sul ring del Palacio de Vista Alegre. È la prima volta che combatte all'estero il pugile sardo, per cui anche questo sarà un motivo di pressione, anche se ha veramente un bel carattere. Entra con il sinistro Malu Drottu. Di nuovo con il jab. Il sinistro di Kibir. Poi schiva bene Malu Drottu. Adesso viene avanti con più decisione. Comunque è stato bravo Malu Drottu a frenare subito l'entusiasmo dell'avversario nella seconda ripresa, perché altrimenti poteva complicarsi le cose. È entrato invece, possiamo anche dire, con un round di ritardo nel match. Comunque lo ha fatto. Adesso qui viene toccato insistentemente con il sinistro al fegato. Il pubblico si agita, una buona situazione adesso per Kibir. Insiste molto con questa soluzione. Non deve comunque cadere nella trappola dell'avversario, che vuole mettere chiaramente l'incontro più sul piano nervoso, non dico della rissa, perché sa portare bene i colpi, però più controllato, cerca di più l'impostazione classica. Buono sinistro di Malu Drottu, qualche passo indietro per il suo avversario, ha scelto bene il tempo, poi 1-2 con colpi diretti Malu Drottu. Deve comunque essere ancora più attivo, deve provarci di più, prendere ancora di più l'iniziativa Malu Drottu. Deve riuscire a evitare i colpi dell'avversario, che tenta di sorprenderlo di rimessa. Qui ha trovato il bersaglio Malu Drottu, il sinistro di Kibir. Gancio sinistro del pugile spagnolo. E poi ad ogni colpo che va a segno per lo spagnolo deve reagire Malu Drottu, come sta facendo. Buona fase questa per Malu Drottu. Con personalità in questo terzo round. Questa è sicuramente sua come ripresa, che rimette le cose a posto, in equilibrio, più equilibrata invece quella precedente. Quindi vediamo, chiaramente la regia induce sui colpi dello spagnolo. Gira tu a sinistra, il sinistro è forte, l'altro non devi preoccupare. Ovviamente all'angolo, all'angolo dicono giustamente a Malu Drottu di girare sulla sua sinistra, perché così facendo evita il colpo più temibile dell'avversario, che è il sinistro. Se è andato a segno è stato l'ultimo sinistro, ma ha mancato i primi tre colpi comunque. Non è un incontro facile, deve avere molta pazienza, cosa che dispone Malu Drottu. Intanto comincia il quarto round del titolo europeo dei gallo sul ring del Palacio de Vista Alegre a Madrid. Il sinistro di Kibir. È la prima volta che combatte per un titolo europeo l'avversario, che ha un notevole numero di KO a suo favore. Ben 20. Malu Drottu invece ha la prima difesa del titolo, arrivata molto presto, insomma,
distanza di poco più di un mese dalla vittoria in Sardegna, sembra essersi ben impostato adesso il sinistro di Maludrottu. All'angolo chiedono di doppiare il jab, ancora con il jab in anticipo, meno vivace come potete vedere adesso Karim Kibir Lopez. Due mani, qui si copre molto bene. Ecco, una caratteristica che avevo notato nella prima sfida di Maludrottu, gancio destro di Maludrottu, ha reagito molto bene in questa fase in cui poteva di nuovo vivacizzarsi l'azione dell'avversario, e la sua capacità di difendersi che è molto buona, incassa pochi colpi, è un pugile molto attento, o meno di quanto magari non accadrebbe con altri pugili. Sinistro di Kibir insiste con il sinistro al corpo, poi va a vuoto. Siamo entrati nell'ultimo minuto del quarto round, deve essere aggressivo Maludrottu e poi riuscire ad anticipare l'avversario quando viene avanti per cercare la reazione. Ancora con il sinistro, pochi colpi significativi di Kibir. Il pubblico sottolinea colpi che non ci sono. Adesso chiuso in guardia Kibir, anticipato dal jab. Ancora 1-2 di Maludrottu, una ripresa in cui non è successo un granché, abbastanza equilibrata. Non sarà facile valutare comunque questo match perché si gioca veramente sul filo dell'equilibrio. Intanto Furgoni è andato a dare un'occhiata ai cartellini dei tre giudici. Fin qui le due riprese più chiare sono state la prima e la terza. Che sono tutti colpi che vanno a vuoto questi, proprio grazie all'azione difensiva di Maludrottu, molto mobile e abile. Buona ripresa di Maludrottu questa comunque. Noi siamo all'angolo invece, per un attimo eravamo all'angolo dello spagnolo, adesso torniamo all'angolo dell'italiano. Mi ha chiesto secondi di uscire dalla ring. E siamo al quinto round, campionato europeo dei pesi gallo da Madrid, esclusiva di Sport Italia, con la prima difesa di Maludrottu, difesa contro lo sfidante ufficiale Karim Kibir Lopez, sulla destra dei teleschermi. Gancio sinistro di Maludrottu. Ancora con il jab. E adesso fa fatica a venire avanti lo spagnolo. Bello il destro però. Buono il destro dello spagnolo. Reagisce con la stessa arma Maludrottu. Spesso parte direttamente con il destro, come anche in questo caso sorprende l'avversario. Normalmente si comincia con il jab. Buona ripresa questa per Kibir. Maludrottu deve arginare il destro, pesante il destro di Kibir, senza difesa, molto bello quel destro. E adesso è in difficoltà Maludrottu, sta cercando di reagire.
Gran ripresa, questa è la migliore, la più intensa. Il destro d'incontro tentato da Malu Drottu. Questo è un round fin qui molto buono per... Ha provato il montante sinistro Malu Drottu. La prima parte davvero di marca spagnola. Quel destro credo che sia il colpo migliore fin qui visto nel match. Ultimo minuto di questo quinto round, è abbastanza duro. È stato sempre o quasi al centro del ring Kibir, che adesso continua. Gancio destro in reazione di Malu Drottu, a due mani Kibir. Gran ripresa dello spagnolo. Questi colpi vanno a vuoto invece. Prova la reazione Malu Drottu. Match divertente. Se vogliamo, sarebbe soltanto augurabile che fossero più precisi, perché soprattutto lo spagnolo spreca molti colpi, però ne ha trovato anche uno importante, la reazione di Malu Drottu, che si è messo in guardia destra adesso. Qui è partito da molto lontano. Questa è una ripresa favorevole sicuramente a Karim Kibir Lopez, quindi le cose tornano in equilibrio. Rivediamo. Qui ha due mani, ma c'è stato soprattutto quel destro, non so se ce lo faranno rivedere. Era scoperto Malu Drottu, è arrivato il destro, lo ha digerito anche abbastanza bene. Credo sia questa la fase. L'inquadratura era di spalle rispetto a Lopez. Ci rivediamo ancora qualche fase della precedente ripresa. Comunque è positivo che ci sia stata nel finale di round la reazione di Malu Drottu. Quando inizia il sesto round, ci avviciniamo al giro di boa del campionato europeo dei pesi gallo sul ring di Madrid, dove il beniamino di casa Karim Kibir va all'assalto del titolo, che è di Simone Malu Drottu, il pugile sardo. Io ho una situazione di sostanziale equilibrio dopo le prime 5 riprese. Ho visto bene lo spagnolo soprattutto nel primo e nel quinto round. Malu Drottu nella fase centrale di questo periodo del match è stato migliore, si è fatto preferire. Colpi che non arrivano perché si protegge in guardia. Appena toccato dal sinistro Malu Drottu. Adesso deve reagire però, il destro di Malu Drottu. Poi il jab, due volte. C'è l'incoraggiamento del pubblico per Kibir. Adesso viene avanti molto bene Malu Drottu. Ha due mani, ma è determinato Malu Drottu in questa fase. Ancora con il jab. Gancio sinistro di Malu Drottu. Deve per forza togliere l'iniziativa all'avversario. Può diventare molto pericoloso. Lavora al corpo Kibir. Prova il sinistro e il destro Malu Drottu. Corto gancio sinistro di Kibir. Deve girare di più sulla sua sinistra Malu Drottu, proprio per evitare il sinistro. È stato un po' sorpreso dal fatto che abbia preso l'iniziativa con il destro Kibir, perché il consiglio era assolutamente indicato, almeno per quello che abbiamo visto all'inizio di questo match. Ripetiamo
piaciuto di più Maludrotto in questo round, ancora con il sinistro. Ha avuto meno spazio Kibir. Un destro d'anticipo di Maludrotto. Ha tolto un po' il ritmo l'avversario, il pugile sardo. Dovrebbe cercare soltanto di approfittare di più di queste occasioni. Ancora Maludrotto in avanti. Il jab destro, eccolo finalmente il destro, il colpo pulito, poi il gancio sinistro, ancora due mani, buona fase di Maludrotto e la ripresa è per il nostro pugile. Andiamo in pausa. Sul ring di Madrid al Palacio de Vista Alegre per assistere alla settima ripresa del campionato europeo dei pesi gallo, dove Maludrotto secondo me ha un minimo margine di vantaggio. Comunque è un incontro che resta assolutamente in equilibrio. Sulla sinistra il campione Maludrotto alla prima difesa del titolo contro Karim Kibir in una serata con 10 match in cartellone, tra cui anche un campionato, un incontro femminile tra Maria Jesus e Rosa. Tanta attenzione alle corde, Maludrotto reagisce con il jab. Davvero momento importante questo del match, non bisogna indietreggiare di un passo, addirittura salta il paradenti, credo sia saltato il paradenti. C'è stato l'intervento dell'arbitro Furgoni, il paradenti è quello di Maludrotto, io credo che non abbia fatto apposta, anzi assolutamente. Dicevo 10 match, tra cui un incontro femminile tra la slovacca Lucy Ornakova e Maria Jesus Rosa, la spagnola che ha il titolo del mondo alla cintura. Comunque torniamo all'incontro maschile più interessante, o per meglio dire il main event della serata esclusiva di Sport Italia, con Maludrotto che ha le sue difficoltà anche se qui piazza un buon destro. Comunque è già incoraggiante secondo me il fatto che l'avversario non abbia creato grossi pericoli finora, a parte un destro, un buon destro che è arrivato sicuramente. Questo è successo nel round numero 6, siamo nella settima ripresa. Avversario che è temibile perché è un buon picchiatore, anche se finora, ripeto, di grossi pericoli non ne ha corsi Maludrotto. Cerca di reagire adesso Kibir, venire avanti, l'iniziativa è sua, però sta rispondendo bene Maludrotto, sta anticipando. Adesso un buon destro dello spagnolo, in difficoltà adesso Maludrotto perché insiste Karim Kibir Lopez. A due mani di nuovo lo spagnolo, tenta con i montanti, poi il jab Maludrotto. Destro buono di Kibir. Fin qui praticamente si sono alternati nell'aggiudicarsi le riprese, più o meno. Contro le corde Maludrotto, prova due mani ancora Karim Kibir, due volte con il montante. Questa è una situazione favorevole a Kibir, che probabilmente si è aggiudicato la ripresa grazie a questo lavoro finale con il montante. Sfida che resta aperta, a questo punto l'ultima parte del match è decisiva e fondamentale. Qui vediamo il montante sinistro due volte a segno, arriva anche una terza. E poi c'è stato anche il destro conclusivo. Comunque c'è davvero uno spirito di fair play straordinario in questo incontro, nonostante la carica agonistica, che quella non deve mancare, giustamente carica agonistica notevole per Kibir e ovviamente anche tanta pressione, perché in qualche modo la stampa locale, i media spagnoli hanno presentato la sfida come assolutamente abbordabile, come vittoria possibile, un avversario che ha un record
meno ricco di incontri rispetto al suo, ovviamente Pagora. Ma intanto è già cominciata e subito con buona velocità e ritmo l'ottava ripresa del campionato europeo dei pesi gallo da Madrid, con Kibir che avanza due mani, Maludrotu però risponde colpo su colpo. Ancora il tentativo di Maludrotu di respingere gli assalti del suo avversario. E qui è buono l'1-2 di Kibir con il jab Maludrotu. Adesso viene avanti con l'1-2, questa volta con il sinistro per primo. Cerca ancora con il montante, poi il gancio sinistro. Sempre Maludrotu adesso a provare l'anticipo con il jab. Se n'è andato il primo minuto. Cerca di dare intensità, qui sta dando tutto quello che ha Kerim Kibir. Si è reso conto che l'avversario è assolutamente in grado di resistere e andare sulla lunga distanza. Questo ovviamente non è dato per scontato contro Kibir, che ha vinto molti incontri prima del limite, ne ha vinti 20 addirittura su un totale di 24. A due mani Maludrotu. Rischia di stancarsi per il finale Kibir, spingendo così tanto adesso. Con il gancio sinistro Kibir. 1-2, Maludrotu qui deve tenere, deve mantenersi lucido. Sta forzando molto Kibir. In uscita con il gancio sinistro Maludrotu. Ancora con il sinistro Maludrotu. Probabilmente si sono anche resi conto all'angolo dello spagnolo che un incontro del genere, se va avanti, difficilmente può essere può finire dalla parte dello sfidante, perché Maludrotu sta assolutamente rispettando il ruolo che gli è stato attribuito in questo match, quello di campione. Adesso ha cambiato guardia ancora, guarda a destra per Maludrotu per disorientare un Kibir molto stanco. Il sinistro e poi il destro di Maludrotu. Ancora con il sinistro Maludrotu. Fase può essere molto importante questa fase per Maludrotu. Ancora con il sinistro. Gran lavoro all'inizio di Kibir. Ripresa molto dura, soprattutto per lo spagnolo, che adesso cerca ancora di venire avanti. Maludrotu ha tenuto molto bene in questa fase. Questa è una ripresa equilibrata. Ha subito molto all'inizio Maludrotu, ma nella parte finale ha reagito molto bene. Rivediamo quello che è successo. Il destro è arrivato, ma comunque sono colpi isolati, non riesce a piazzare serie di colpi Kibir. Maludrotu ha reagito molto bene. Questo è un altro sinistro che è andato a segno, poi il destro. Potrebbe essere davvero la svolta, perché qui Kibir ha provato a dare forse tutto quello che ha e non c'è stato niente da fare, però Maludrotu ha reagito molto bene. Dopo il primo montante si è coperto, comunque è chiaramente di parte la regia che mostra i colpi migliori di Kibir. È stata la parte finale di Maludrotu che non è stata affatto male. E anche nel gioco delle parti. Intanto è già ricominciata la sfida con la nona ripresa del campionato europeo dei pesi gallo da Madrid. Kerim Kibir, lo spagnolo, sulla destra dei teleschermi contro Maludrotu alla prima difesa del titolo. Situazione a mio modo di vedere in equilibrio, se non addirittura con un leggero margine per Maludrotu, anche se lo spagnolo ha fatto davvero fin qui la sua parte. Qui si abbassa pericolosamente, incassa un sinistro al corpo Maludrotu. Pericolosamente a contatto i due. Incontro fin qui davvero assolutamente nella logica del fair play, molto sportivi tutti e due e corretti soprattutto.
ci ha messo chiaramente vivacità e grinta all'inizio Kibir, che però è stata spenta subito sul nascere da Malu Drottu. Scivola per un attimo il pugile sardo, giustamente non ne approfitta il beniamino di casa. Un destro di Malu Drottu in uscita, ancora in guardia destra il destro di Kibir, poi il destro a mo' di jab di Malu Drottu. Prova il sinistro, poi si sbilancia Malu Drottu. Questa è una buona fase per Kibir, costringe l'avversario alle corde. Ancora con il sinistro, questo lo ha sentito, è arrivato molto bene quello del sinistro. Cerca l'1-2 di Malu Drottu di reagire. Bel match davvero, molto carico. Qui praticamente senza difesa, i due vengono avanti, Malu Drottu con l'1-2. Sempre in guardia destra il pugile sardo. Ancora con il sinistro, grande azione di Malu Drottu. Bel finale di round del sardo. È un po' una costante di questo incontro. Il primo a lanciare la sfida è Kibir, ma Malu Drottu non si tira indietro e anzi reagisce molto bene nel finale di round. Il sinistro di Kibir. C'è un coro ancora per Kibir. Il sinistro di nuovo di Kibir, attenzione, per un attimo scomposto Malu Drottu. Ancora con il destro Kibir, gancio destro di Malu Drottu, gran ripresa, la migliore. Gancio sinistro due volte per Kibir, in difficoltà Malu Drottu adesso. Sono stanchissimi tutti e due, anche Kibir, soprattutto Kibir, scosso dai colpi invece Malu Drottu. Che bella ripresa, ancora due mani, ma già l'incontro con Patrak era stato davvero molto intenso. Mi riferisco a Malu Drottu, anche tanti. Grandissimo round. E probabilmente per quello che è stato capace di fare nel finale, Kibir si merita forse la ripresa. Situazione che resta equilibrata, ma questo è stato davvero un round duro. Adesso Malu Drottu ha bisogno di un buon finale. È stato trovato più di una volta con il gancio sinistro Malu Drottu. Decisive le ultime tre riprese. Molto carico l'angolo del pugile iberico. Il pubblico si sta assolutamente divertendo perché c'è grande intensità, ovviamente anche preoccupazione. Non so se si tratti della madre del beniamino di casa, ma comunque parte la decima ripresa del campionato europeo dei pesi gallo, esclusiva di Sport Italia. Da Madrid, Karim Kibir, reduce da una ottima ripresa contro Simone Malu Drottu, che comincia il round in guardia destra. Non è cominciato in questa maniera il match, si è dovuto adattare alle circostanze. Il sinistro di Malu Drottu. A due mani Kibir. Ha sentito i colpi dell'avversario, ma comunque sta reggendo bene il pugile sardo. Il sinistro di Kibir a sorpresa. Adesso è tornato in guardia normale Malu Drottu. Alterna. Deve essere più incisivo in questo finale Malu Drottu, avere lui l'iniziativa. Il sinistro di Malu Drottu. Furgoni dice che non ha motivo di lamentarsi. Kibir due volte alla fegato con il sinistro. Prova il diretto sinistro Malu Drottu. Si è aperta la guardia, è stanco Kibir secondo me. Adesso deve per forza tirare i remi in barca. Ancora con il sinistro Malu Drottu. È stanco Kibir, bisogna approfittarne. Ha dato tantissimo nell'ultimo round. Un gancio sinistro di Kibir. Viene avanti Malu Drottu, ancora con colpi diretti. Si protegge comunque, lavora con i montanti. È stravolto Kibir, il destro di Kibir.
il sinistro in anticipo di Maludrotto, molto importante perché ha rallentato la sua azione, gli ha dato il tempo di recuperare. Forza quest'ultimo minuto, è importante. Adesso qui potrebbe cambiare guardia e insistere con l'1-2. La guardia si è un po' abbassata di Kibir. Più prevedibile adesso Kibir, però deve mettere qualche colpo in più Maludrotto. Schiva ancora i colpi, il sinistro di Maludrotto, contro le corde Kibir, ancora con il sinistro, deve insistere. Prova con il destro ma va vuoto, ma insiste Maludrotto. Ancora con il sinistro il pugile sardo, a vuoto, impreciso, anche un po' scordinato Kibir. È stanco, prova con i montanti dalla corta distanza. Si è un po' ripreso in questo finale, come se avesse riservato un po' di energie per l'ultima parte, però è troppo tardi per negare il round a Maludrotto. Finale intenso, a due mani Maludrotto, ancora con il sinistro in questo finale, altra gran ripresa, ma questa volta è per Maludrotto. Siamo tornati sul ring di Madrid per il gran finale di questo match che vale l'Europeo dei Gallo. Subito molta velocità da parte di Kibir, ma reagisce Maludrotto, campionato europeo dei pesi gallo, con Maludrotto che è ormai fisso in guardia destra. Viene avanti Kibir, il gancio sinistro di Maludrotto. Anche qui devo dire, avevo sottolineato e fatto notare come contro Patrak le sue doti difensive sono state straordinarie. È un pugile che si sa adattare al modo di combattere dell'avversario. Adesso il sinistro, tra l'altro sembra essere ferito all'occhio sinistro Kibir. Bella ripresa questa di Maludrotto, di autorità e personalità. Adesso viene avanti senza preoccuparsi della guardia, due mani. Ha cambiato ancora modo di combattere rispetto a quello che ha fatto fin qui. Interviene Furgoni che invita l'italiano a non spingere. Buon avvio comunque del round per Maludrotto. A vuoto Kibir, insiste con la guardia destra. Vi dicevo come secondo me Kibir ha pagato tantissimo quella ripresa, quelle due riprese, vale a dire l'ottava e la nona, e anche la decima, in cui ha dato tutto quello che aveva probabilmente. Con il sinistro e poi il destro Maludrotto. Ne ha di più nel finale Maludrotto. D'altronde quelle riprese hanno permesso a Kibir di rimettere in carreggiata il match. Adesso Maludrotto sembra essere il padrone del ring. Ha preso proprio il comando. 1-2, in difficoltà Kibir. Si rifugia al suo angolo, quello rosso, poi il destro. A due mani Maludrotto. A due mani Maludrotto viene avanti molto bene. Ancora con il corto gancio sinistro. Gran finale di Maludrotto. In difficoltà Kibir, che adesso deve solo subire. Deve far passare questo momento. Si appoggia le corde, in difficoltà lo spagnolo. Montante sinistro. Per un attimo si ferma Maludrotto, forse anche per un intervento dell'arbitro. Non era inquadrato, per cui non possiamo giudicare. Ancora due mani. Gran finale di Maludrotto. Sembra essere in difficoltà. Il momento più difficile per lo spagnolo. Si infiamma l'ambiente, un richiamo molto deciso da parte dell'arbitro, deve pensare solo a combattere Maludrotto, non farsi trascinare dall'avversario che sta subendo tantissimo. Questa è forse addirittura una ripresa decisiva. Guardate come si muove bene ancora sulle gambe Maludrotto mentre Kibir è in difficoltà. Ancora con il sinistro Maludrotto. Si sbilancia, anche un po' spinto, ma involontariamente comunque Kibir. In questo round è stato letteralmente dominato. Ripresa nettamente favorevole a Maludrotto, che, ripeto, nel precedente round e in questo ha messo un po' le cose a posto, secondo me. Il match ha preso una direzione abbastanza precisa adesso, anche se è sempre in equilibrio.
bello questo corto gancio sinistro di Maludrotto, che poi ha lavorato anche al corpo, ha fatto bene ad alternare. Tanti, tanti colpi messi a segno da Maludrotto. Ha avuto quella parte iniziale della seconda parte del match, cioè a dire la settima, l'ottava, la nona ripresa buone Kibir, ma ha reagito bene Maludrotto. Siamo all'ultima ripresa, c'è l'incoraggiamento ovviamente per Karim Kibir. Ambiente davvero straordinario, è convinto di essere lui in vantaggio. Io non la vedo così. Vediamo quello che accade in quest'ultimo round per il campionato europeo dei pesi gallo tra Karim Kibir e Simone Maludrotto, che si è messo in guardia destra. Adesso però Furgoni chiede che si asciughi un po' il centro del ring. Si può riprendere all'assalto proprio, all'arma bianca, l'assalto di Kibir con le ultime energie. Maludrotto invece controlla, più lucido, due volte con il sinistro, ancora con il sinistro, il destro di Kibir, gancio sinistro di Maludrotto, non deve farsi trascinare nella rista in questo finale, anche se sta restituendo. Guardate come viene fuori con grande grinta e poi con il guantone destro ha fatto segno, fatti sotto, grande davvero Maludrotto, molto bello questo incontro. Ancora una volta il sardo al centro del ring, a vuoto Kibir. Ancora due mani, il sinistro di Maludrotto. Guardate come si è spostato molto bene Maludrotto per poi portare ancora i colpi. Ha schivato molto bene i colpi dell'avversario facendo un passo all'indietro. Comunque laterale anche. È stato davvero molto bravo. Ancora 1-2 di Maludrotto. Le ultime tre riprese hanno fatto cambiare direzione al match. Lo dicevo che aveva dato troppo, secondo me, a Kibir, soprattutto nella ottava e nona ripresa. Cerca di reagire Kibir, ma ormai viene avanti soltanto con la forza di inerzia. Molto più lucido e molto più pronto sulle gambe Maludrotto. Ha pagato anche la sua scelta di cambiare guardia, perché praticamente ha disorientato poi Kibir. Viene avanti a testa bassa, c'è l'intervento di Furgoni per un contatto con la testa. Pubblico inferocito. Bel match, davvero un bel incontro e soprattutto un ottimo Maludrotto con un avversario molto diverso da Patracca. Ancora con il diretto sinistro, per la terza volta a segno Maludrotto, più colpi a segno per il pugile italiano. A due mani Kibir, bella reazione ma forse un po' tardiva. Ha dimostrato di essere lui il campione Maludrotto in questo finale ed è per questo che merita la vittoria. Ancora con il destro, alle corde Kibir. Guardate il secondo quasi dentro le corde, si sta un po' esagerando all'angolo di Kibir, mentre Maludrotto è sotto controllo, a due mani Kibir, il destro di Maludrotto, poi il sinistro, gran finale ancora con il destro. Atmosfera straordinaria a Madrid, viene avanti senza tregua Maludrotto. Ultime battute per sancire la conferma del titolo europeo dei pesi gallo, il destro di Kibir, a due mani Maludrotto. Il pubblico comunque ha sentito davvero un grandissimo match che si conclude in questo momento, a mio modo di vedere, con la vittoria di Maludrotto con un margine di un paio di punti, credo ci possano stare soprattutto per il gran finale. Kibir viene portato in trionfo, ma anche Maludrotto. Su hermano, dice il suo entourage. Ma la vittoria a mio avviso è per Maludrotto, non netta neanche sul filo di lana, però insomma c'è stato equilibrio sì, poi rotto anche da un certo punto di vista da Kibir, quando è lui che ha tentato il primo allungo, se vogliamo, tra la settima, l'ottava e la nona ripresa, ma poi c'è stato un Maludrotto nel finale, davvero non gli si poteva chiedere nulla di più. Direi assolutamente merita la vittoria Maludrotto. Allora, io a parte la seconda ripresa che ho considerato pari, andando a vedere le riprese per Maludrotto ne ho 6 in realtà e ne ho 5 per Kibir.
però comunque ritengo equilibrata anche la, andiamo un po' a vedere, l'ottava ripresa equilibrata, quindi secondo me o uno o due punti di vantaggio per Maludrottu. Questo è il mio giudizio. Qui rivediamo ancora alcune fasi, adesso aspettiamo il verdetto, che ovviamente insomma dobbiamo considerare che si combatte in Spagna, però i giudici e supervisor, l'arbitro, assolutamente garantiscono, come hanno detto anche all'angolo, come hanno detto lo staff di Maludrottu, assolutamente totale equità. Dobbiamo sperare in questo. Alcune fasi ancora, comunque le ultime tre riprese di Maludrottu sono state davvero fondamentali per girare il match, che Maludrottu nella parte centrale aveva anche rischiato di lasciare andare via Kibir. Comunque bel clima davvero. Kibir è convinto di aver vinto, adesso aspettiamo il verdetto. Comunque diciamo alla fine della nona aveva un punto di vantaggio probabilmente Kibir, almeno un punto di vantaggio. Vediamo un po'. Aspettiamo soltanto il verdetto. Ci siamo forse. Freddy Christensen, 115 Maludrottu, 114 Kibir. 115-114. Raiho Jajic, 115 Maludrottu, 115 Kibir. Un pari, 115-115. 115 Maludrottu, 114 Kibir. 115-114 per Maludrottu. E quindi si conferma campione Maludrottu. Ci sta tutto, secondo me ci potevano essere anche due punti di vantaggio per il pugile sardo, ma va bene così. Simone Maludrottu vince ai punti, non con verdetto unanime, ma la cosa più importante è che ci sia la conferma del titolo. Un finale davvero straordinario secondo me per Maludrottu, finale d'orgoglio, perché ha capito che lì davvero si giocava il titolo. Kibir comunque ha meritato questo finale davvero in trionfo, perché ha regalato un match molto intenso, il pubblico ha assistito ad una sfida davvero emozionante. Ma il vincitore, secondo me non ci sono molti dubbi, è Simone Maludrottu, che adesso potrà finalmente difendere il titolo anche in Sardegna contro chi deciderà lui. Sarà una difesa volontaria. È tutto per questa serata, con la conferma di Simone Maludrottu. Un saluto da Dario Puppo, alla prossima.